Hey guys, bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss e benvenuti nella mia cucina! Oggi vi insegnerò come fare i pancake stile Chiara e Lady Boss. Innanzitutto oggi è la festa della donna, per questo motivo sono di giallo. E ho ricevuto tanti auguri da molti di voi, tutti i miei cari. I miei genitori mi hanno mandato la loro fantastica torta alla mimosa che hanno fatto, ve la voglio far vedere. Guardate che torta fantastica. Avrei preferito provarla, ma magari prossimo anno. Mi piacerebbe anche trovare delle mimose a New York, ma in 7 anni ancora non sono riuscita a trovare mimose. Se qualcuno di voi sa dove trovarla, fatemelo sapere. Se siete innamorati di New York, curiosi di scoprire segreti, posti nascosti, siete donna imprenditrice o amate i viaggi e non siete ancora iscritti al canale, fatelo in questo momento. A chi piacciono i pancake, parleremo di pancake e cucineremo insieme i pancake. Allora, intanto vi faccio vedere. Qui ho preparato tutto il setup delle cose che ci servono per fare i pancake. Dunque, innanzitutto io uso, se posso, vado a prenderlo nelle farm e trovo questo mix per pancake. E questi sono gli altri ingredienti. Allora, intanto guardiamo insieme gli ingredienti. Serve innanzitutto il mix, la farina per pancake. Come vi dicevo, io uso questa che ho comprato in una farm upstate. Quindi dice 1 cup di farina. Allora, in America noi usiamo questi per misurare le porzioni, quindi a noi serve 1 cup e andremo a prendere 1 cup, che è questa, la più grande. Mettiamo la farina, ovviamente ho una scodella e questo per mischiare. Una volta che avete messo la farina dentro il cup, lo versate dentro. Poi intanto ho preparato un paio di ingredienti che sono non segreti, però che uso io per fare i miei pancake speciali. E sono l'estratto di vaniglia liquido, nutmeg, noce moscata, grattugio un po' di noce moscata. Poi abbiamo uova, in base a quanti pancake dovete fare, quindi per quante persone deciderete poi quante uova mettere. Io sono sola oggi, quindi un solo uovo. Poi abbiamo bisogno di burro, io metterò una banana sopra al pancake. A volte metto in mezzo i pancakes, nel mix anche i blueberries. Poi abbiamo ovviamente il succo d'acero, questa è la mia marca preferita, non so se la conoscete, io adoro perché è molto densa e saporita. E abbiamo anche una mini versione di maple syrup. Poi abbiamo Nutella e burro di mandorle. A me non piace il burro d'arachidi, uso il burro di mandorle, quindi questi due. E continuiamo la nostra preparazione. Quindi abbiamo messo la farina, potete mettere o un tablespoon, quindi un cucchiaino di burro sciolto, quindi adesso lo faccio sciogliere dentro il pentolino, oppure consigliano, scusate nel frattempo io cucino, oppure consigliano un tablespoon di olio vegetale, che purtroppo oggi non ho, quindi useremo il burro. E consigliano anche 3/4 cup di acqua fredda, quindi servirebbe, dato che là non l'abbiamo, useremo questo, dove possiamo trovare 3/4. Io non uso acqua fredda ma uso latte scremato o comunque senza lattosio. Ora che il mix è pronto, cuciniamo. Allora, serve un po' di burro spalmato sulla padella. Col mio mix probabilmente verranno fuori 2-3 pancake. Aspettiamo che si scaldi un po'. Allora, bisogna lasciarlo così fino a che non fa bolle in tutto il pancake. E poi si gira. Noi per girarlo abbiamo Mickey Mouse! Tempo caffè! Con la moka italiana. Pancake numero 1 pronto! Vedete, quando ci sono queste bolle così è ora di girarlo, ma io con una mano non riesco. Pancake numero 2! Pancake numero 3! Pancake pronti! Ne ho fatti 3, sono questi, spero che vi piaccia l'aspetto. E ora è il momento di mettere i toppings, quindi ho tagliato un po' di banane, le mettiamo sopra. Poi questo forse è finito, quasi. Voglio fare anche un boomerang con questo mentre verso
Poi ovviamente io non bevo solo il caffè, quindi è caffè latte. E mettiamo un po' di Nutella. Magari ai lati. Il primo strato me lo tengo così con sciroppo e banane. Magari il secondo faccio con tutta Nutella. Però intanto qua al lato. Che buona la Nutella. Eccoli pronti! Buona festa alla donna a me e a tutte voi! Vi sia piaciuto fare i pancake con me? Erano davvero squisiti, mi dispiace non averli mangiati insieme a voi. Se provate a fare questo tipo di pancake, fatemelo sapere, sono curiosissima di sapere come verranno. Lascio nell'info box anche la playlist di tutti gli altri video che parlano di cibo a New York. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like o un commento e vi aspetto al prossimo video. Da New York è tutto, Chiari Ladyboss, un saluto e sempre energie positive. Bye guys!